siccome deve parlare lui, lo presento io. Cioè, in realtà questo è il momento in cui cominciamo a presentare le nostre soluzioni. Ci sono quattro interventi di colleghi del CSI. Il primo è proprio Vito Baglio, che parla del tema della razionalizzazione della spesa in ambito, per la PA grazie a soluzioni cloud. Ah, forse là. Eccoci, siamo tornati dal vivo. Allora, non vi annoierò troppo, 10 minuti, 15 al massimo, perché poi la parte principale dell'intervento è data dalle demo che volevamo farvi vedere, perché l'obiettivo dell'incontro è proprio questo: farvi vedere gli strumenti operativi e soprattutto le presentazioni dei clienti che sono ospiti e che ringraziamo nella giornata, in questa mattinata, in cui vedremo in che modo ciascuno degli enti, anche in funzione delle proprie dimensioni, delle proprie caratteristiche, vede l'integrazione, l'interazione con il cloud. È un fatto, io ho soltanto provato a sintetizzare qual è il momento che la pubblica amministrazione, l'Italia, da qualche anno vive. È evidente che provare a conciliare innovazione tecnologica e contrazione della spesa è un esercizio, un carpiato, rovesciato, difficoltà 3 punto, non so. Il mio intervento prova a capire in che modo le soluzioni cloud in genere possono aiutare la pubblica amministrazione a liberare risorse per fare innovazione, non soltanto tecnologica, perché quella, diciamo così, il cloud è un servizio ormai, cioè non è più una sperimentazione. Le piattaforme di cloud sono attive, sono in produzione, le soluzioni cloud le usiamo tutti quanti ogni giorno dal nostro smartphone, quindi non è tanto un problema di sperimentazione, la tecnologia ce n'è tantissima, si tratta di iniziare a utilizzarla e a capire in che modo l'organizzazione può cambiare, sfruttando il momento in cui la tecnologia ci può aiutare a fare anche così un'analisi interna rispetto ai processi e all'organizzazione. Ma il contesto economico è questo: abbiamo una capacità ridotta di fare investimenti, di continuare a mantenere anche soltanto l'operatività. Capita spesso sentire clienti che hanno difficoltà a mantenere, ad esempio, la manutenzione degli apparati IT all'interno del proprio CED, quindi in alcuni anni sono riusciti ad investire, ma in realtà oggi hanno difficoltà a continuare a mantenere e a far evolvere quel tipo di infrastrutture. Quindi è quasi un'involuzione, non tanto un'evoluzione. Questa è una slide di DC, che metteva in evidenza quali erano le principali criticità nel processo di innovazione. Sicuramente c'è un problema di competenza e di personale, quindi stare al passo con un sistema che è sempre più complesso da un punto di vista tecnologico richiede risorse e investimenti. C'è un problema di capire in che modo questi investimenti possono essere produttivi nel breve termine per le amministrazioni. Le aziende ormai praticamente non finanziano più progetti che non abbiano un ritorno al di sotto dell'anno, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi. Ormai vedere un business plan a 3 anni o 5 anni non lo guarda più nessuno, perché è assolutamente impraticabile e nessuno è in grado di finanziare progetti di quel tipo. Questo però è lo scenario che comunque, volenti o nolenti, ci troveremo ad affrontare. Quindi ci troveremo ad avere un maggior numero crescente di utenti, avremo sicuramente a che fare con nuovi device, già lo abbiamo oggi il problema, e con un numero che è crescente. Abbiamo bisogno di capacità di calcolo, come sempre, le regole sono sempre le stesse, lo vediamo da 40 anni, quindi la necessità di calcolo aumenta progressivamente in maniera quasi lineare. E avremo bisogno di infrastrutture per gestire una mole di dati che aumenterà a dismisura, perché noi abbiamo una stima degli ultimi 8 anni che ci dicono che siamo cresciuti non linearmente sullo spazio disco, siamo partiti da un aumento del 30% e oggi abbiamo praticamente raddoppiato negli ultimi 3 anni, 2 anni e mezzo. Questo
Questo è l'andamento che abbiamo avuto. Ma iniziamo a vedere la parte dei costi, perché la prima cosa che volevo farvi vedere è ho provato a... Noi abbiamo un modello con cui calcoliamo le unità di prodotto e le tariffe dei nostri servizi, ma tra quelli che ho visto mi sembrava interessante quello di Gartner. Gartner ha sviluppato un modello per calcolare il costo di un data center semplificato, quindi utilizzabile dire, da qualunque organizzazione, che parte da quanto mi costa l'immobile per ospitare il mio data center alla gestione dell'infrastruttura elaborativa fino al server. Ha definito una serie di unità di prodotto, qui ne indica soltanto 6, è evidente che i servizi che eroghiamo si sviluppano su unità di prodotto, un numero decisamente maggiore di unità di prodotto. Sul nostro data center ne abbiamo sviluppati più di 100 di queste unità di prodotto, quindi 6 è una semplificazione che aiuta almeno a far capire il fenomeno. Quindi quanto costa una rack unit, quanto costa alimentarla e raffreddarla, quanto costa connettere un'infrastruttura alla rete, quanto mi costa collegarla allo storage, quanto mi costa lo storage e quanto mi costa annualmente un server. E soltanto parlando del rack unit, per quanto mi costa approvvigionare una rack unit, questa è la struttura dei costi. Quindi ho un data center su cui ho investito, i piani di ammortamento su un data center sono tra i 15 e i 20 anni all'incirca, e devo mantenere l'immobile, devo renderlo sicuro, devo continuare a farlo evolvere, a farne manutenzione, poi devo acquistare i rack, metterli dentro, ospitarli, e devo alimentarli, raffreddarli e devo gestire un problema poi di occupazione e di adeguamento dei sistemi di alimentazione e di raffreddamento che variano in funzione della occupazione del mio data center. Ciascuno delle unità di prodotti ha un'articolazione analoga. Quindi il modello di costruzione dei costi di un data center è un modello decisamente complesso. Capita spesso nelle organizzazioni che la vista del TCO di un data center non sia sotto il controllo di un'unica struttura. Quindi una struttura vede il costo di gestione, qualcun altro vede il costo di acquisto, qualcun altro che di solito è un altro ufficio vede i costi di alimentazione, di raffreddamento e di manutenzione dello stabile, ma questi costi nell'amministrazione pubblica ma anche nelle aziende private è complicato metterli insieme e fare una stima esatta di quanto mi costa un server all'interno del mio CED. Gartner ha fatto di più, ha provato a stimare, questo è un modello del 2009 con dati attualizzati sul 2013, ha provato a indicare una serie di oggetti che sono di uso comune all'interno di un data center. Questa è la vista di un server che è all'interno di una farm virtuale, un server non particolarmente grande perché hanno dimensionato questo è un server a 4 vie con 32 giga di memoria, mi pare, collegato alla storage area network con un po' di interfacce di rete, alimentato e raffreddato. Il costo annuo complessivo, un TCO attualizzato 2013, parla di circa 34.000 euro all'anno di gestione per erogare un singolo server virtuale. Qui non ci sono tutti i costi in realtà, perché il modello è semplificato, ma prendiamo questo dato come un dato sufficientemente realistico. Mancano ad esempio tutti i costi di svecchiamento, di variazione della configurazione, mancano gli incidenti, ne mancano parecchi di costi. Però è soltanto per darci un'idea, di 12.000 euro è il server che hanno dimensionato come costo su questa infrastruttura, ma il costo di gestione e di erogazione è almeno 3 volte tanto ciascun anno. Come si fa a abbattere questo costo? Molti di voi l'hanno già iniziato a fare. Quando abbiamo iniziato 4-5 anni fa, chi più chi meno, a virtualizzare, avevamo già capito che continuare a mantenere delle infrastrutture dedicate
con servizi che occupavano magari il 5% delle risorse che aveva quell'infrastruttura, era uno spreco enorme. E quindi abbiamo ricominciato a virtualizzare e oggi le organizzazioni che hanno iniziato qualche anno fa si trovano con il 40-50%, chi anche il 70% di infrastrutture già completamente virtualizzate. Noi non mettiamo più in produzione server fisici ormai da qualche anno, cioè il server fisico non sappiamo cosa sia, se non quello che ci serve per andare ad aggiungere potenza di calcolo alle infrastrutture virtuali. Il percorso da tradizionale a cloud consente degli abbattimenti di costi notevoli. Dipende da quanto l'organizzazione è in grado di utilizzare non soltanto il fattore consolidamento e virtualizzazione, ma quanto è in grado di modificare i propri processi. Ad esempio, i costi di delivery di un servizio si abbattono soprattutto se sono in grado di variare l'organizzazione interna dei processi, perché capisco che all'interno del cloud devo rivederli questi processi. Allora, se rivedo anche i miei processi, il costo di delivery si abbatte completamente, altrimenti rischio di avere una struttura ingessata perché ha un processo amministrativo interno di responsabilità, di autorizzazioni che dentro il cloud di fatto non esistono. Cioè, portare il processo di un'organizzazione tradizionale all'interno del cloud significa di fatto stravolgerlo completamente, non usare il cloud. Vedrete poi nelle presentazioni, nelle demo successive, che chi governa anche soltanto uno IaaS racchiude all'interno di un'unica figura, di un unico ruolo, tutte le competenze sistemistiche. Quindi deve diventare un esperto di virtualizzazione, di rete, di sicurezza, perché è in grado con pochi clic di mettere un servizio sul web e pubblicarlo su internet. Cosa che in un'amministrazione un po' complessa, in una struttura un po' complessa, si passa da un ufficio all'altro, da un'approvazione all'altra, da un intervento tecnico all'altro. Ecco che se io sono in grado di razionalizzare questo processo e snellirlo, i risparmi che ho da questa razionalizzazione sono maggiormente evidenti se sfrutto al massimo la tecnologia cloud. Il dottor Rellini ha accennato alla modalità con cui le linee guida prenderanno poi la luce a settembre del 2013. Il modello è un modello di razionalizzazione sicuramente, perché l'obiettivo è razionalizzare la spesa e liberare risorse per fare innovazione, ma è un modello federato. Questo documento lo trovate sul portale dell'agenzia, è un position paper che hanno pubblicato da poco tempo e che prova a disegnare un modello a rete che dovrebbe consentire così una partecipazione molto diffusa al continuo, anche alla partecipazione dei piccoli enti alla pubblicazione di dati, alla fornitura di servizi e di idee. Quindi è un modello federato in cui ci saranno dei grandi data center nazionali. Nel documento ne trovate come indicazione 4, è evidente che le linee guida arriveranno a settembre, quindi quello che tutto ciò che verrà scritto da qua fino a quando non uscirà la legge sarà così oggi, domani magari ne vedremo ancora un altro, no? Quello che mi interessava far vedere è che il modello non è romacentrico o non è torinocentrico, ma è un modello in cui ogni organizzazione partecipa alla erogazione dei servizi, alla pubblicazione dei propri dati, alla messa a disposizione dei propri dati, ma ragiona soltanto in termini di infrastrutture, cercando il più possibile di razionalizzarli in punti in cui ha senso focalizzare investimenti, costi, competenze. Quindi è un accentramento delle infrastrutture, ma una federazione dal punto di vista della partecipazione ai contenuti e alle informazioni. Abbiamo visto tantissime volte tutti quanti quali sono le caratteristiche del cloud: agilità, flessibilità, self-service, efficienza. Sui livelli di servizio e sulla misurabilità di questi abbiamo usato un colore leggermente diverso, perché ci si rende abbastanza conto che quando si parla di cloud dobbiamo capirci di che cosa stiamo parlando. Quindi se vado su un cloud pubblico internazionale, diciamo così, ho scarsa possibilità di incidere su
le condizioni contrattuali sui livelli di servizio che mi vengono forniti. Ci sono modelli di cloud con i quali invece sono in grado di concordare livelli di servizio e termini contrattuali. Sempre in termini di modelli, questo è ho provato a sintetizzare due modelli. Uno è quello dell'infrastruttura on-premise e l'altro è quello dell'infrastruttura cloud. Quando parlavamo di razionalizzazione dei processi si parlava anche di questo. Oggi chiunque di noi ha bisogno di acquistare un'infrastruttura mediamente complessa e si trova a fare un cammino lungo e tortuoso che, se va bene, si risolve in 6 mesi prima di avere un'infrastruttura pronta, collaudata e pronta ad operare. Su un ambiente cloud in pochi minuti io sono in grado di approvvigionarmi di una risorsa e consegnare al business direttamente quell'infrastruttura o quel servizio. Quindi stiamo parlando di minuti, ore, giorni, parliamo di questi temi. I benefici, ce ne sono parecchi. In particolare ci sono due o tre temi che volevo toccare. Il primo è che demando a qualcun altro l'onere di garantirmi l'evoluzione tecnologica. Cioè non mi devo preoccupare di governare l'investimento, continuare ad investire perché quell'investimento dopo un anno, dopo 3 anni diventa obsoleto. Non devo governare tutti i problemi di integrazione con la mia infrastruttura, di revisione delle politiche di licensing dei fornitori, perché quello che mi arriva è un servizio. Pago una bolletta esattamente come pago la bolletta dell'Enel, magari con una bolletta un po' più chiara di quella dell'Enel, io non so, non riesco a leggerla quella dell'Enel, magari qualcosa di più semplice. Ho la possibilità di non sbagliare mai il capacity manager, il capacity, perché quando compriamo infrastruttura o ne compriamo poca o ne compriamo troppa. Sul cloud invece dimensiono e uso i servizi di cui ho bisogno. Se sono troppi li spengo, se sono pochi li accendo. Soltanto alcuni richiami. Facciamo attenzione a limitarci a migrare le infrastrutture legacy sul cloud. È evidente che alcuni oggetti avranno beneficio dalla migrazione sul cloud, però sviluppiamo applicazioni sul cloud. Facciamo l'integrazione direttamente sul cloud, perché ho preso questa slide che del professor Cannevale Maffè della Sta Bocconi, diceva la migrazione dei sistemi legacy sul cloud è a saldo negativo, perché effettivamente non mi porta innovazioni di processo organizzativa. Cioè il problema non è portare SAP sul cloud, quello è un altro mestiere, non è utilizzare il cloud. Dobbiamo rassegnarci, perché pensavamo che il server fosse eterno, invece non è così, non durerà per sempre. Già oggi non ci preoccupiamo di dove è il nostro server, difficilmente ce l'abbiamo sotto la scrivania, sempre di più quando usiamo quello strumentino che sta comodamente in mano, non ci preoccupiamo di dove sia l'infrastruttura. Ci dobbiamo preoccupare se invece questa infrastruttura deve gestire servizi critici e dati sensibili. Da questo punto di vista invece ci viene comodo pensare a un'infrastruttura che sia più vicina, più controllabile. Questo è il mercato del cloud 2013, è una slide di Innovation Group. Stiamo crescendo molto semplicemente perché lo stiamo usando ancora molto poco. Volevo soltanto mettere in evidenza in particolare che gli investimenti in private cloud erano praticamente assenti fino al 2011. 2012-2013 hanno iniziato ad apparire anche investimenti sul private cloud. È interessante perché anche le grandi organizzazioni iniziano a muoversi su questo campo. È evidente che il cloud pubblico è il primo che è stato utilizzato, il primo a diffondersi. Iniziano in Italia i primi investimenti in private cloud. Sempre Innovation Group propone questa vista, che a me sembrava interessante, perché fa vedere che come Italia siamo ancora portati a vedere il cloud esclusivamente come strumento di razionalizzazione dei costi. Era così un modo di vedere, di posizionamento ancora delle organizzazioni italiane. E,
Questo è Gartner. Gartner ci fa vedere se dobbiamo portare o sviluppare applicazioni sul cloud, fa vedere qual è l'ambito più semplice in cui farlo. È evidente che parla di public cloud, dice il 70% delle risorse di un'organizzazione sono impegnate a sviluppare applicazioni critiche su dati critici e hanno un costo applicativo elevato, il 30% di queste applicazioni sono su applicazioni a basso costo, meno critiche, che sono, diciamo così, il target di migrazione sul cloud. Per quale motivo lo stiamo ancora usando poco per le nostre applicazioni critiche? Va bene la posta, va bene Dropbox, va bene i social, ma le applicazioni critiche sul cloud non ci stanno andando. Sembrava fatto apposta, visto che abbiamo avuto il Datagate da pochi giorni, l'abbiamo raccolto, ce ne decine, no, di queste notizie ormai. È evidente che c'è un problema di privacy, ce lo diciamo già da parecchio tempo, c'è un problema di sicurezza e localizzazione dei dati, non so dove finiscono i miei dati. Abbiamo fatto fare una ricerca lo scorso anno su cloud provider italiani e, ad esempio, dichiaravano, uno di questi cloud provider dichiarava che i dati dell'ente, dell'amministrazione, dell'organizzazione risiedevano in Italia. In realtà la piattaforma di backup su alcuni livelli di servizio era americana, quindi i dati viaggiavano da una parte all'altra dell'oceano per offrire i servizi di backup, perché in Italia non c'era quel servizio. Ed è interessante perché trovare traccia all'interno dei contratti è estremamente complicato. Il tema della trasparenza e degli SLA è un altro tema importante. Le infrastrutture di cloud pubblico non danno trasparenza rispetto al fatto di come sia fatta l'infrastruttura su cui ospitano questi servizi. I livelli di servizio non sono contrattabili, difficilmente. Adesso qualche grande organizzazione sta iniziando a farlo. È evidente che stiamo parlando di volumi di un certo tipo, ma comunque è un approccio complicato chiamare Amazon e provare a contrattualizzare uno SLA, o Google o qualcun altro. Il modello private è quello che sta scegliendo la pubblica amministrazione, quindi una federazione di private cloud, quindi questo dovrebbe essere l'approccio. Perché? Perché è un modello che posso utilizzare anche per dati ed applicazioni critiche. So dove sono i miei dati, dove sono le applicazioni e chi le gestisce. So che mi è assicurata la confidenzialità e la privacy. So che posso definire degli SLA, posso negoziarli e rinegoziarli, perché il mio interlocutore è un interlocutore noto a cui ho affidato i miei servizi, in cui mi fido. Il concetto di trust nel private cloud è fondamentale, altrimenti vado sul pubblico. Questo è il modello che abbiamo scelto, è il modello che regionale, che tutte le altre regioni stanno implementando e che è il modello che poi troveremo all'interno delle linee guida. È un modello di federazione di cloud privati. Dal punto di vista tecnologico, questa è la nostra scelta, perché usiamo prodotti di mercato quando quelli open non sono sufficientemente maturi, ma abbiamo colleghi che sperimentano continuamente soltanto piattaforme open, quindi normalmente tutto ciò che c'è in esercizio è un mix tra soluzioni open e soluzioni di mercato, spesso anche integrate tra di loro. Il ruolo che dovrà avere il private cloud nella pubblica amministrazione sarà un ruolo di broker, dovrà mettere insieme, mesciare servizi di fornitori con servizi che nascono dalla pubblica amministrazione, e non c'è un luogo migliore che il cloud in cui fare questo mesh. Questo è il catalogo, ve lo anticipo perché poi lo vedremo nel dettaglio nelle demo che verranno. È principalmente focalizzato, la demo, sulla parte di infrastrutture e middleware, quindi siamo in grado di erogare infrastruttura in cloud e piattaforme database, principalmente as a service. Quello che diceva Ivan rispetto alle piattaforme applicative è la parte più sfidante. Bouquet, che qualcuno di voi ha iniziato a conoscere, è una di queste.
OpenAI è un progetto europeo che vive sul cloud, su una piattaforma completamente open, per esempio. Altri servizi che vedremo, magari che vedranno la luce nei prossimi mesi, vivranno all'interno del cloud, ma è evidente che sono quelli a maggior valore aggiunto. Quindi l'obiettivo qual è? L'obiettivo è di costruire, iniziare già a costruire un modello. L'abbiamo fatto già a partire dal 2011 e continueremo la via, abbiamo capito che è quella giusta, perché è un modello che aiuta a razionalizzare la spesa, è un modello che è coerente con le linee guida di cui ci ha parlato prima l'ingegner Rallini e che aiuta alla cooperazione, alla federazione di data center con le altre pubbliche amministrazioni. Abbiamo un vantaggio perché alcune cose le abbiamo cominciate prima, quindi il disaster recovery l'abbiamo impiantato nel 2008, oggi mettere un servizio in cloud e chiedere il disaster recovery è abbastanza semplice. Quindi il posizionamento del cloud del CSI Piemonte e della regione degli enti consorziati può tranquillamente essere questo, cioè può fruire. Può essere il volano per l'aggregazione della domanda, per la razionalizzazione della spesa, può offrire servizi a livello nazionale. Prima l'ingegner Rallini citava il mutuo soccorso, cioè la possibilità che tra le regioni non sviluppino tutti gli stessi servizi, ma anche soltanto accedendo ad un catalogo, io utilizzo il disaster recovery di un'altra amministrazione, di un altro CED regionale, utilizzo il servizio bouquet perché mi fa comodo, piuttosto che fruisco di dati che sono disponibili sul cloud, perché fino ad oggi invece ogni amministrazione si è sviluppata da zero servizi identici in ciascuna delle amministrazioni. Questo è quello che vedremo tra poco. Quindi vedremo la parte di demo su una serie di strumenti, quindi vedremo il private cloud in azione. Vedremo un'infrastruttura di backup, una soluzione di backup e una soluzione di virtual desktop, anzi più di una, le vedremo live. Prima di lasciarvi alla parte al cuore di questa mattinata, abbiamo preparato un piccolo contenuto, un breve contenuto multimediale che è stato realizzato completamente internamente, quindi i colleghi che sono Massimo Rossi e Lorenzo Bianchi in pochi giorni hanno realizzato quello che vedrete tra poco ed è un servizio che è a disposizione degli enti consorziati. Quindi lo vedrete, vedrete come è fatto, abbiamo sia le tecnologie che le competenze per sviluppare questo e anche, i colleghi mi hanno detto anche molto meglio di questo, quindi ve lo lascio vedere in anteprima.